Once had a heart cold, mine, it's true. But now it's gone from me to you. È appena terminato uno splendido concerto qui a Ponza, Joe D'Urso e i Backstreet, un regalo davvero per questa notte straordinaria di fine luglio, un regalo voluto dalla Fondazione Varaldo Di Pietro, a cui è presente il Presidente, ma anche da tanti amici, tra cui l'Avvocato Domenico Ropallo. Presidente Di Pietro, davvero una splendida serata, complimenti e tante emozioni qui a Ponza questa sera. Sì, grazie. Grazie a voi e grazie all'amministrazione comunale, grazie all'amico Mimmo Ropallo, l'avvocato Mimmo Ropallo, che ha permesso di mantenere la promessa di un anno fa, la promessa che io ho fatto nell'ultimo concerto qui in Italia di Joe D'Urso, che è stato l'anno scorso, è stato fatto nella mia residenza privata, grazie. E di questo ne sono molto lusingato e orgoglioso, devo dire. Quindi un'ennesima dimostrazione che la nostra fondazione, la fondazione di famiglie che io presiedo, vuole continuare su questa strada con un connubio tra sport e musica. Rappresentanti della mia famiglia sono stati attivi in queste arti. E che dire? Sono contentissimo di ciò e do la parola qui all'avvocato Domenico. Sì, avvocato, lo possiamo dire in pubblico. Lei oggi ha detto i miei due amori, famiglia permettendo, sono la musica e Ponza. Questa sera è un connubio perfetto. La musica regala sempre emozioni importanti e Ponza è il luogo delle emozioni. Qui ci sono i colori, i sapori. Tutto richiama delle emozioni, ma questo non era soltanto un concerto. Questa era una serata, si respirava un clima particolare. C'era il ritorno a casa di questo figlio adottivo di Ponza, il clima era quello giusto. Grazie veramente a tutti e io sono veramente onorato di aver contribuito anche soltanto con un lavoro organizzativo alla riuscita di questa splendida serata. Grazie. Grazie. Joe D'Urso, congratulations for your magnificent, fantastic performance in Ponza this night. Your emotion for this performance? Yes, I mean, to sing a song like 6 months in Italy, which is a very special and personal song for me, and to be able to look at the house where my grandfather was born, there's no words. It's a perfect night for you. Yeah, it's no words. It's bigger than emotion. Esibire davanti alla casa, la casa che ha dato i natali ai suoi avi qui a Ponza. Infatti Joe è nativo di Ponza, i suoi nonni e paterni sono appunto di questa splendida era e lui ha voluto essere qui stasera per regalare queste emozioni, quindi è davvero senza parole. Another question for you, next year you promise come back in Ponza for concert? Okay, sì, okay, we come back. Okay. It's a beautiful island. Beautiful people and it's a big enjoyment, so thank you. Okay. Thank you very much, thank you Joe. Ha promesso di tornare l'anno prossimo qui a Ponza e noi normalmente lo aspettiamo. Grazie a Joe D'Urso, grazie. Con Andrea Montecalvo, che non è soltanto uno dei componenti dei Backstreet che hanno sostenuto e supportato Joe in questa performance di Ponza, ma anche uno degli organi, il manager italiano di Joe D'Urso e uno dei promotori di questa splendida serata di Ponza. Andrea, tanti complimenti e davvero tanti significati questa sera in un concerto memorabile qui a Ponza. Beh sì, un concerto memorabile. Innanzitutto ringrazio Gianni Di Pietro che ha già parlato e per avermi chiesto di portarlo qui e Domenico Ropallo per aver fatto da gancio. Joe è molto attaccato a questa terra e oggi siamo stati nelle parti dove lui ha vissuto un po' le sue radici e ci ha fatto molto piacere quando ha detto che la cosa più bella della sua vita dopo la nascita dei figli è stata la giornata di oggi a Ponza e tutti i riconoscimenti che ha avuto. È stato bello anche vederlo molto emozionato e piangere.
È vero, noi abbiamo strappato anche una promessa, Andrea, l'anno prossimo di tornare qui a Ponza, quindi devi dar da manager, devi darti da fare. Joe l'ha detto davvero con tutto il cuore, quindi dobbiamo, devi e dobbiamo metterci al lavoro già per il prossimo anno. Io penso che Joe a Ponza ci viene anche a piedi dagli Stati Uniti l'anno prossimo, non dobbiamo chiederglielo più di una volta perché è contentissimo di venire, e grazie a tutti voi, anche a te che l'hai portato qui. E grazie a Buongiorno Latina. Grazie Andrea, complimenti ancora. Ponze voce. Ponze voce. La voce di Ponze. La voce di Ponze. Voce di Ponze. No, veramente, sono rimasto contento. Una serata così. Pochissime serate così. Grazie.